Ciao a tutti. Anche nell'esercizio di oggi continuiamo a mettere in pratica le proprietà degli shape layer. In particolare useremo la proprietà merge per fondere le forme fra di loro, utilizzeremo ancora la proprietà trim paths per disegnare le linee e anche la proprietà repeater per ripetere le forme e distribuirle lungo un cerchio. Benissimo, quindi cominciamo col vedere quello che dobbiamo realizzare. Okay? Si tratta di un'animazione molto breve e particolarmente adatta a presentare loghi o titoli in generale. L'elemento grafico predominante, si nota benissimo, è il quadrato che viene ripetuto più volte. In alcuni casi combineremo una coppia di quadrati sottraendoli l'uno all'altro, come per esempio questo quadrato bianco nel quale apriamo un buco interno e anche il secondo quadrato nero nel quale apriamo un altro buco. Oppure altri quadrati che vengono usati interi, uno nero e uno bianco, al cui interno compare un logo. E poi creeremo queste scintille che accompagnano l'esplosione di questi quadrati, sfruttando la proprietà Trim per disegnare le linee e la proprietà Repeater per replicarle in cerchio. Benissimo, direi quindi di cominciare subito. Cominciamo quindi dal creare la composizione finale che contiene tutti gli elementi, quindi composition, new composition, nominiamo questa composizione esercizio 7 finale, la dimensione che usiamo è quella corrispondente al solito preset che è HDTV 1080-25 e come durata della composizione ci fermiamo a 5 secondi questa volta. Benissimo, diamo l'ok. Okay. Ora, prima di cominciare, aggiungiamo lo sfondo grigio, che è uno sfondo con sfumatura radiale da grigio chiaro a grigio scuro. Quindi, prendiamo lo strumento rettangolo, lo selezioniamo e per avere un riempimento con sfumatura radiale clicchiamo sul bottone Fill a fianco alla palette dei colori e impostiamo subito la sfumatura radiale cliccando sul quarto bottone qui e diamo l'ok. Ok. Apriamo la palette dei colori e impostiamo come colore al centro un grigio medio a circa 50% di luminosità e come colore esterno della sfumatura un grigio particolarmente scuro molto vicino al nero e diamo l'ok. Ok. A questo punto per disegnare un rettangolo grande come la composizione semplicemente facciamo un doppio clic qui sull'icona del rettangolo, quindi doppio clic, immediatamente viene creato un rettangolo con la dimensione della composizione. Quindi prendiamo il secondo punto della sfumatura e lo tiriamo fino all'angolo più lontano, in modo da avere una sfumatura particolarmente morbida. Benissimo, adesso rinominiamo il livello, lo selezioniamo e lo chiamiamo sfondo grigio. E per non rischiare di spostarlo lo blocchiamo immediatamente cliccando sull'icona del lucchetto. Ecco fatto. Adesso creiamo il primo elemento a entrare in scena, che è questo quadrato bianco che si allarga, al cui interno si apre un buco sempre a forma quadrata. Benissimo, quindi prendiamo lo strumento rettangolo. Subito impostiamo come colore di riempimento tinta unita bianco, quindi clicco di nuovo sul bottone Fill, clicco sulla seconda opzione e come colore di riempimento impostiamo il bianco e qui nel mio caso ho già impostato bianco quindi sono a posto. Ora vengo qui nella composizione e disegno un quadrato in questa zona qua, quindi clicco, aggiungo il tasto Shift in modo da avere un quadrato e più o meno lo faccio di questa dimensione qua. Benissimo, la primissima cosa che sistemiamo è l'Anchor Point al centro del quadrato e poi facciamo sì che il quadrato si trovi al centro della composizione. Quindi, per centrare l'Anchor Point, usiamo la palette Move Anchor Point cliccando qui. E per centrare il quadrato all'interno della composizione, con la palette Align clicchiamo sul secondo bottone per allinearlo orizzontalmente e sul penultimo bottone per allinearlo verticalmente. Adesso prendiamo lo strumento selezione e veniamo qui nella timeline. Le animazioni che dobbiamo fare su questo quadrato sono sulla scala e sulla rotazione, ovvero il quadrato si allarga da scala 0 e fa una rotazione di 90 ⁇ su se stesso. Bene, allora adesso noi andiamo a lavorare sulle proprietà di trasformazione di questa forma in particolare, quindi entriamo nella sezione rettangolo 1, apriamo. Qui ci sono le proprietà di trasformazione di questo rettangolo, apriamo anche queste e lavoriamo sulla scala e la rotazione. In questo caso vogliamo che l'animazione duri più o meno mezzo secondo, per cui innanzitutto prendiamo il cursore e lo portiamo a mezzo secondo nella timeline, circa 12-13 frame. In questo momento vogliamo fissare la scala e la rotazione così come si trovano, quindi accendiamo l'orologio della scala. E della rotation di questo quadrato poi torniamo al tempo 0 e ruotiamo di 90 gradi indietro il quadrato quindi in questo caso particolare meno 90 gradi e anche azzeriamo la scala in modo che il quadrato sparisca quindi ho un'animazione di ingrandimento e di rotazione di 90 gradi verso destra Bene, prima di fare la preview voglio anche ammorbidire i due keyframe finali in modo da avere un forte rallentamento finale. Li selezioniamo e usiamo la palette controllo easy, easy che ci permette appunto di ammorbidire i keyframe oltre lo standard del semplice F9 che attiviamo quando vogliamo ammorbidire automaticamente i keyframe. E la palette controllo easy, easy che abbiamo già usato in altri esercizi, se non ve la siete ancora procurata, come al solito io vi lascio il link per scaricarla all'interno della pagina di questo tutorial. Benissimo, in questo caso particolare voglio che i due keyframe siano particolarmente morbidi, per cui prendiamo questo cursore dell'ISIS e lo portiamo a un valore vicino a 100, intorno agli 80-90. Se adesso facciamo una preview di questa animazione vedete che l'animazione parte molto veloce, ma poi prima di terminare rallenta molto. Benissimo, questa animazione è a posto. Adesso vediamo che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare in modo che all'interno di questo quadrato, che abbiamo appena animato, si apra un buco a forma ancora quadrata, tale che al termine della sua animazione faccia sparire completamente il quadrato bianco. Per farlo, creeremo un duplicato del primo quadrato e lo sottrarremo al primo sfruttando la proprietà Merge degli Shape Layer. Quindi. Chiudiamo il contenuto del rettangolo 1, lo selezioniamo qui nella timeline e lo duplichiamo usando il comando Duplicate del menu Edit oppure Ctrl D come scorciatoia. A questo punto Aggiungiamo all'interno di questo shape layer la proprietà merge che permette di combinare tra di loro le forme degli shape layer. E in particolare la useremo per fare la sottrazione fra questi due quadrati. Quindi selezioniamo contents, il contenitore di tutte le forme, andiamo nel menu add e aggiungiamo la proprietà merge paths. Adesso apriamo il contenuto dei parametri del merge path e come vedete adesso il merge funziona in modo tale da unire i due quadrati. Io vedo la somma dei due quadrati, ma io voglio fare la sottrazione, quindi al posto di add in questa tendina scelgo subtract. Subito i quadrati spariscono perché abbiamo due quadrati uno sovrapposto all'altro, quindi il primo quadrato viene sottratto dal secondo che è identico e quindi non rimane nulla. Adesso selezioniamo lo shape layer, clicchiamo il tasto U che è la scorciatoia, la tastiera per evidenziare tutte le proprietà che hanno i keyframe. Prendiamo le coppie dei keyframe del secondo quadrato, che sono queste qui, e le ritardiamo nella timeline, per esempio 1, 2, 3, 4, 5 frame. Quindi otteniamo questa combinazione qua, il quadrato numero 1 sottratto dal quadrato numero 2 che arriva leggermente in ritardo e alla fine il secondo quadrato elimina del tutto il primo quadrato. Facciamo una preview e vediamo il risultato. Ed è proprio quello che volevamo ottenere. Benissimo. Rinominiamo questo shape layer 1 esplosione quadrato bianco. Più tardi avremo poi anche un'esplosione di un quadrato nero. Benissimo, riportiamo il cursore a zero e vediamo cosa dobbiamo aggiungere intorno al quadrato bianco. Contemporaneamente all'esplosione del quadrato bianco, abbiamo anche questa esplosione di scintille disposte in cerchio. E possiamo ottenerle disegnando una di queste linee con la proprietà Trim Paths. E poi, una volta ottenuta l'animazione del disegno di una linea, replicarla in cerchio con la proprietà Repeater. Bene, prima di disegnare la linea facciamo però comparire le cornici di sicurezza e la croce al centro della composizione. Per farlo veniamo qui a sinistra nella parte bassa della finestra di composizione, clicchiamo su questo menu e attiviamo Title Action Safe, che appunto come dicevo sono le cornici ma soprattutto qui al centro come vedete c'è una croce che indica che quello è il centro della composizione. Poi, per facilitarci nel disegno di una linea perfettamente verticale qui al centro, evidenziamo anche la griglia verde che abbiamo già usato nell'esercizio precedente. E quindi di nuovo veniamo in questo menu e attiviamo Grid. E per essere sicuri che durante il disegno il mouse si calamita fra le varie maglie della griglia, andiamo anche nel menu View e attiviamo la voce Snap to Grid. Adesso. Disattiviamo nella timeline tutti i livelli, quindi clicco in un punto dove non c'è nulla, prendo lo strumento pennino e disegniamo una linea più o meno da qui fino a qui, in questa zona qua. Zoom un poco più vicino, prendiamo lo strumento selezione e veniamo qui nella timeline, apriamo le proprietà di questa linea, apriamo Contents, apriamo il contenuto di Shape. E innanzitutto non vogliamo il riempimento, quindi spegniamo Fill ma attiviamo lo Stroke. Al momento la linea, come vedete dal numero qua in cima, è spessa un pixel. Aumentiamo magari fino a 3 lo spessore della linea ed ecco che abbiamo la linea bianca dal punto di partenza al punto d'arrivo adesso dobbiamo animare prima il disegno e poi subito dopo la cancellazione di questa linea e per poter disegnare e cancellare la linea come abbiamo detto prima dobbiamo usare la proprietà trim paths quindi selezioniamo contents il contenitore della forma e dal menu add questa volta prendiamo la proprietà trim paths chiudiamo pure i parametri della linea e concentriamoci sui parametri di trim paths apriamo il contenuto e dobbiamo lavorare innanzitutto sulla proprietà end vogliamo che al tempo 0 l'end sia a 0 in modo tale che all'inizio la linea non si vede e accendiamo l'orologio di end per far partire l'animazione del disegno della linea avanziamo adesso nella timeline circa 10 frame più o meno qua e portiamo l'end a 100% e quindi come vedete ora la linea in 10 frame si disegna completamente. Adesso magari disattiviamo la griglia verde che dà solo fastidio, quindi veniamo qua nel menu di prima e disattiviamo griglia. A questo punto la linea bianca si vede meglio. Benissimo. Adesso per fare in modo che mentre si disegna già comincia a cancellarsi dalla testa verso la coda ci mettiamo più o meno a metà strada dell'animazione dell'end e accendiamo anche l'orologio della proprietà start. Poi avanziamo altri 10 frame da quando abbiamo cominciato a attivare l'orologio di start e quindi più o meno arriviamo a 15 frame e portiamo lo start al 100%. A questo punto la linea viene completamente trimmata e non si vede più, per cui se rivediamo tutta quanta l'animazione la linea comincia a disegnarsi, a un certo punto comincia anche a cancellarsi e poi sparisce del tutto. Magari, come abbiamo fatto per l'animazione del quadrato, ammorbidiamo anche i due keyframe finali delle proprietà End e Start. Quindi li selezioniamo e con il controllo Easy -Ease assegniamo anche qui un valore intorno agli 80-90, tipo così. Facciamo una preview. Quindi il disegno della linea parte molto velocemente e rallenta molto verso la fine. Bene, questa singola linea la vogliamo replicare 8 volte in cerchio intorno al quadrato. Quindi adesso rizoomiamo indietro e con la proprietà repeater degli shape layer creiamo 8 copie di questa linea e le distribuiamo in cerchio. Quindi veniamo qui nella timeline, selezioniamo di nuovo Contents nel contenitore della forma e questa volta dal menu Add aggiungiamo la proprietà repeater. Chiudiamo i parametri di Trim Path per risparmiare un po' di spazio. Apriamo i parametri di Repeater. E, innanzitutto, come vedete, abbiamo tre copie della linea disposte orizzontalmente verso destra. Ma noi non vogliamo distribuirle in questo modo, ma vogliamo distribuirle in cerchio. Allora, innanzitutto, anziché solo tre copie, ne creiamo otto. E quindi assegniamo otto al numero di copie. Adesso veniamo nei parametri di trasformazione del repeater, cioè qua, transform repeater, apriamo e azzeriamo la posizione X del repeater. Adesso abbiamo tutte le linee una sopra l'altra qui. Aumentiamo il parametro di rotation in modo che comincino a distribuirsi lungo la circonferenza che ha come centro il centro della composizione. E per fare in modo che si distribuiscano uniformemente lungo un cerchio possiamo farci aiutare da After Effects. Basta che noi facciamo qui all'interno del valore dei gradi l'operazione adatta, cioè scriviamo 360 gradi, un giro completo, diviso il numero di copie, quindi barra 8, 360 diviso 8, clicchiamo il tasto invio, After Effects fa l'operazione per noi. E in questo caso il valore corretto della rotazione è 45 gradi. E così abbiamo distribuito perfettamente otto linee in cerchio. Rivediamo il tutto. Quindi l'esplosione del quadrato è accompagnata da queste scintille. Magari. Rispetto all'esplosione del quadrato la ritardiamo di qualche frame perché le scintille sono un po' una conseguenza dell'esplosione. Prima esplode e poi compaiono le scintille. Quindi prendiamo questo shape layer e lo ritardiamo, facciamo 3 o 4 frame. Direi che è meglio rispetto a prima. Adesso possiamo chiudere il contenuto di questo shape layer e magari lo rinominiamo scintille bianche. E possiamo forse a questo punto anche ridurre un poco lo spessore della linea. Da 3 la possiamo assottigliare un pochino e portare magari a 2. Benissimo, quindi rivediamo il tutto. Abbiamo l'esplosione del quadrato con le scintille bianche tutte intorno. Bene, adesso, dopo l'animazione del quadrato bianco, vogliamo animazione di un quadrato nero del tutto identica, però più piccolo rispetto al quadrato bianco e ruotato di 45 gradi rispetto a quello bianco. Vedete che termina inclinato di 45. Bene, quindi duplichiamo l'esplosione quadrato bianco. Edit duplicate. E questo duplicato lo mettiamo qui in cima. Innanzitutto cambiamo il colore a questo quadrato, quindi andiamo nella palette fill, gli assegniamo nero, forse meglio ancora un grigio particolarmente scuro, così. Adesso ruotiamo questo quadrato di 45 gradi rispetto all'altro quadrato, quindi clicchiamo il tasto R di rotation e lo incliniamo di 45 gradi. E poi vogliamo che sia grande in modo tale da stare all'interno del quadrato bianco. Quindi lo selezioniamo, tasto S per rimpicciolire la scala. E io direi di rimpicciolirlo più o meno così. Perfetto. A questo punto però vogliamo che compaia in ritardo rispetto al quadrato bianco, quindi prendiamo la barra dell'esplosione di questo quadrato e la ritardiamo di altri 3-4 frame rispetto alle scintille, quindi abbiamo prima il quadrato bianco, poi le scintille, poi dentro il quadrato bianco quello nero che a sua volta viene annullato dal buco che si apre all'interno. Benissimo, cambiamo il nome a questo livello, lo seleziono esplosione quadrato nero in questo caso e adesso dobbiamo aggiungere intorno a questo quadrato nero una copia delle scintille bianche. Quindi di nuovo come prima, seleziono in questo caso le scintille bianche della timeline, edit, duplicate, prendiamo il livello, lo portiamo sopra il quadrato nero e a sua volta le ritardiamo di altri tre frame nella timeline cambiamo il colore quindi le selezioniamo dalla palette stroke possiamo prendere il contagocce e campionare lo stesso grigio scuro del quadrato eccolo qua rinominiamo questo livello scintille nere e magari rispetto a quelle bianche le ruotiamo leggermente in modo che si trovino a metà strada fra quelle bianche cioè Clicco il tasto R di rotation e io direi di ruotare più o meno in questo modo qui in modo che appunto le linee nere si incrociano con quelle bianche. Rivediamo tutte e quattro le animazioni, facciamo partire la preview. Come vedete abbiamo una doppia esplosione. E siccome abbiamo rimpicciolito il quadrato nero direi di rimpicciolire anche le scintille intorno al quadrato nero, magari di questa quantità qua. Perfetto. Ora proseguiamo. All'interno dell'esplosione dei due quadrati adesso si aggiunge un quadrato ancora più piccolo, nero, e poi a sua volta si aggiungerà un quadrato bianco. Questi due quadrati però non hanno un buco interno, per cui innanzitutto possiamo duplicare l'esplosione del quadrato nero e poi eliminare il buco interno. Quindi io direi di selezionare esplosione quadrato nero, edit, duplicate portare il livello in cima e a sua volta ritardarlo di altri tre frame apriamo il contenuto di questo shape layer e in questo caso possiamo eliminare il quadrato che crea il buco e anche l'operatore merge che faceva la sottrazione e i due quadrati quindi seleziono il secondo quadrato e il merge e il tasto cance li elimino a questo punto rimane solo il quadrato ma in questo caso voglio che il quadrato sia ancora più piccolo rispetto all'altro quadrato, quindi apro la proprietà S scala, riduco la scala, in questo caso voglio che il quadrato, anziché essere inclinato a 45 ⁇ sia di nuovo dritto, quindi apro anche la proprietà Rotation e riporto la rotazione a 0 ⁇ e come vedete ho un quadrato piccolo che sta perfettamente all'interno del quadrato nero precedente quindi di nuovo tutto le due esplosioni e poi un quadrato intero che si ferma al centro della composizione bene subito dopo che si è allargato questo quadrato nero voglio che si allarghi anche un quadrato bianco che si va a sovrapporre a questo qua quindi anzitutto rinominiamo questo livello anziché esplosione quadrato nero lo chiamiamo semplicemente quadrato nero poi lo duplichiamo quindi lo seleziono edit duplicate ritardiamo questo livello ancora 3-4 frame cambiamo il colore da nero a bianco lo seleziono nella palette fill di riassegno di nuovo bianco vediamo com'è la situazione facciamo una preview del tutto Bene. Nel caso dei due quadrati interni direi però di fare in modo che l'animazione sia un po' più lenta dei quadrati che abbiamo usato per l'esplosione. Quindi selezioniamo i due livelli, clicchiamo il tasto U per evidenziare i keyframe e io direi di prendere le coppie finali dei keyframe e ritardarle un po' di più, quasi il del doppio. Proviamo. Ok. E magari anche il quadrato bianco sia un poco più in ritardo rispetto a quello nero. Proviamo così. Ecco, molto meglio. Così direi che è perfetto. Ultima cosa, rinominiamo anche questo ultimo livello, anziché quadrato nero, lo chiamiamo quadrato bianco. Bene. Ora aggiungiamo il logo qui interno al quadrato, quindi con lo strumento testo Scriviamo mg, quindi clicco qui al centro e scrivo Mg. Prendo lo strumento selezione, ingrandisco un poco la scritta. Al momento non vedo nulla perché, come vedete qui, dalla palette character, la scritta è bianca. Ma io prendo il cursore indietreggio un po' nella timeline in modo da vedere il grigio scuro dei quadrati. E con il contagocce della palette del testo campiono quel grigio lì. E adesso vedo la scritta MG. Benissimo. Come vedete, io sto usando una font che si chiama League Gothic. Come al solito, se volete usare la stessa font che uso io, vi lascio il link nella pagina del video. Io direi di ingrandire ancora un po' di più la scritta. Poi centriamo l'Anchor Point al centro della scritta con la palette Move Anchor Point. E ora per centrarla all'interno del quadrato basta selezionare la scritta e mentre la spostiamo con il tasto CTRL premuto riusciamo a calamitarci al centro del quadrato sottostante e magari la ingrandisco ancora un po' di più. Perfetto. Ora l'animazione che dobbiamo fare su questa scritta è un'animazione sulla scala, cioè la scritta MG parte molto grande, tipo grande come il quadrato bianco e poi si ferma al centro del quadrato bianco e in più la scritta la si deve vedere soltanto lì dove c'è il quadrato bianco e non fuori quindi poi utilizzeremo anche una copia del quadrato bianco per mascherare la scritta bene intanto incominciamo a fare l'animazione sulla scala quindi clicchiamo il tasto s sul titolo e ci allineiamo con i keyframe finali dell'animazione del quadrato, perché questo è il momento in cui la scritta si deve assestare, quindi mi allineo qua, tasto destro, go to keyframe time, e fissiamo la scala finale della scritta cliccando sull'orologio della scala. Poi ci allineiamo con i keyframe iniziali dell'animazione del quadrato bianco, e in questo momento vogliamo che la scritta sia particolarmente grande, tipo così, molto grande. Quindi abbiamo questa animazione qua. La scritta si rimpicciolisce e poi si ferma al centro. Vogliamo anche che abbia lo stesso Easy ease che abbiamo messo sull'animazione dei quadrati, quindi selezioniamo il keyframe finale della scala e assegniamo più o meno lo stesso valore ed era 84-85. Quindi abbiamo lo stesso easy Ease. Bene. L'animazione che avevamo bisogno era proprio questa, però noi vogliamo fare in modo che la scritta mg si veda soltanto all'interno del quadrato bianco e fuori dal quadrato bianco non devono comparire le lettere. Per cui noi possiamo usare adesso una copia di questo quadrato bianco per ritagliare la scritta mg. Quindi duplichiamo il quadrato bianco, lo selezioniamo, edit, duplicate, il duplicato lo... Poniamo sopra la scritta MG, lo possiamo anche rinominare questo livello maschera MG perché serve a mascherare l'MG e ora qui nella timeline selezioniamo la scritta MG e nella colonna track matte evidenziamo la voce alfa matte. Se per caso nella vostra timeline in questo momento non è in evidenza la colonna Track Matte, basta che cliccate col tasto destro in questa zona e attivate la voce Modes. A quel punto compare anche a voi la colonna Track Matte. E come vedete, adesso abbiamo ottenuto quello che volevamo, cioè la scritta MG si vede soltanto all'interno del quadrato bianco. Prima di fare una preview possiamo anche trimmare i primi frame della scritta MG fino al momento in cui la scritta entra in scena, cioè fino al primo keyframe della sua animazione, fino qua. Ora facciamo una preview e come vedete abbiamo tutte quante animazioni, le esplosioni, le scintille, i due quadrati e la scritta nera che va a fissarsi al centro del quadrato bianco. Benissimo, ora concentriamoci sull'animazione finale. Praticamente abbiamo due volte la scritta After Effects Tutorial, una nera e una bianca, e intorno alla scritta che si allarga, tre linee che si disegnano dal centro verso destra e tre linee identiche che si disegnano dal centro verso sinistra, che appunto simulano anche in questo caso delle scintille che accompagnano l'esplosione del testo. Incominciamo quindi dal testo. Prendiamo lo strumento testo. E scriviamo qui al centro sotto il quadrato bianco After Effects Tutorials. Prendiamo lo strumento selezione, lo spostiamo un po' più in basso e facciamo in modo che il carattere sia un po' più piccolo di come è adesso e che ci sia un po' più di spazio tra le lettere, quindi aumentiamo anche questo parametro qua nella palette Character. Io direi più o meno una distanza così. Adesso centriamo l'Anchor Point della scritta al centro della scritta. Usiamo la palette Move Anchor Point. Bene. Col tasto CTRL premuto, spostiamo After Effects Tutorial e cerchiamo di allinearla con gli altri elementi della scena, più o meno così. E ora facciamo l'animazione sulla scala. Bene. Quindi mettiamo in evidenza la proprietà scala cliccando il tasto S. E cominciamo questa animazione nel momento in cui si sono concluse le animazioni sui quadrati, quindi più o meno qui dove termina l'animazione sui quadrati, qui cominciamo con l'animazione della scala. Io direi di fare un'animazione che dura più o meno un secondo, quindi qui comincia e siamo a un secondo e 14 e un secondo dopo deve terminare quindi avanzo fino a più o meno 2 e 14 in questo momento accendo l'orologio della scala in modo che fisso la dimensione finale torno nel momento in cui comincia l'animazione e a zero l'animazione sulla scala come abbiamo fatto per il testo mg di prima trimmiamo tutti i frame iniziali fino a quando l'animazione non comincia quindi fino a questo keyframe e ammorbidiamo anche il keyframe finale quindi lo seleziono e gli assegniamo anche qui un 80-90 proviamo a vedere se l'animazione può andare bene direi che è perfetto a questo punto abbiamo bisogno di un secondo titolo identico a questo ma bianco quindi lo seleziono edit duplicate immediatamente gli assegniamo bianco qua dalla palette e ritardiamo anche questo titolo di alti 3 4 frame, quindi direi più o meno così e verifichiamo che l'animazione funzioni. Perfetto. Adesso accompagniamo questa esplosione dei due titoli finali con delle scintille orizzontali che partono dal centro e si allungano verso destra. Di nuovo, come abbiamo fatto prima, ci facciamo aiutare dalla griglia verde per disegnare rapidamente una linea perfettamente orizzontale, quindi attiviamo da questo menu in basso la griglia verde, prendiamo lo strumento pennino, disattiviamo tutti i livelli, quindi clicchiamo in un punto vuoto della timeline e io direi di partire da qua e fermarsi più o meno qua. Bene. Questa prima linea la vogliamo bianca, quindi andiamo nella palette stroke e la ricoloriamo bianca. Apriamo il contenuto dello shape layer. Adesso duplichiamo lo shape, questa linea bianca, in modo da ottenere rapidamente altre due linee più in basso. Quindi seleziono shape, edit, duplicate. Ora prendiamo lo strumento selezione. Prendiamo il duplicato e lo spostiamo un poco più in basso e magari anche un poco più a destra. Questo secondo duplicato lo ricoloriamo di nero. Quindi apriamo la palette Stroke, prendo lo strumento contagocce e campiono il nero delle scritte. Ok, e poi un'altra linea qua sotto bianca. Quindi di nuovo duplico la prima linea, questa qui, la seleziono. Edit Duplicate. Prendo la linea, la sposto qua sotto e la metto un poco più in basso, più o meno qua. Ora dobbiamo simulare il disegno di queste tre linee e le possiamo disegnare contemporaneamente, tutte e tre, con un'unica proprietà, Trim Paths. Quindi selezioniamo Contents all'interno dello Shape Layer. Dal menu add aggiungiamo trim paths e apriamo i parametri di trim paths e cominciamo con lavorare sulla proprietà end. Quindi prendiamo il cursore e magari facciamo partire l'animazione del disegno delle linee con l'apparizione della seconda scritta, quella bianca, quindi la scritta bianca comincia qua, quindi mi fermo qui con il cursore, in questo momento porto l'end a 0% e le linee si annullano del tutto. Accendo l'orologio di end e avanziamo più o meno mezzo secondo da qua, quindi contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 frame e portiamo il parametro end a 100% benissimo. Con questa animazione abbiamo disegnato le linee, ma vogliamo che mentre si stanno disegnando, quindi più o meno a metà strada fra i due keyframe dell'end, facciamo partire anche l'animazione dello start in modo da cancellarle. Quindi qui accendo l'orologio di start e circa mezzo secondo dopo, qui, portiamo anche lo start a 100%. Ammorbidiamo i keyframe finali di queste animazioni, come abbiamo fatto per tutte le altre animazioni, e trimmiamo i primi frame di queste scintille e riguardiamo il tutto. Bene, magari in questo caso i due keyframe dello start facciamo in modo che siano più ravvicinati rispetto all'end, così che le linee rimangano più corte, una cosa di questo tipo. direi che è meglio, in questo caso le linee devono essere più corte. Ci allontaniamo un po', disattiviamo la griglia verde che ora non ci serve più e possiamo rinominare queste scintille, scintille After Effects Tutorials, perché sono quelle intorno alla scritta. Bene, queste sono le scintille di destra. Per avere delle scintille identiche a sinistra, ovviamente possiamo duplicare queste scintille e ribaltarle dalla parte opposta, quindi le selezioniamo nella timeline, edit, duplicate e per ribaltarle dalla parte opposta possiamo flipparle, usare il comando flip di After Effects che non fa altro appunto che ribaltarle orizzontalmente. Quindi Le possiamo selezionare, andiamo nel menu Layer nella sezione Transform e attiviamo il Flip Horizontal che non fa altro che prendere un elemento e ribaltarlo rispetto al suo anchor point che si trova al centro. Quindi le copie di queste tre scintille si trovano dalla parte opposta qua. Bene, se ora riguardiamo tutta quanta la scena dovrebbe esserci tutto. Perfetto. Bene, ora prima di concludere facciamo in modo da avere un riflesso sfocato di tutta l'animazione che abbiamo fatto fin qua e che questo riflesso compaia qua sotto. Quindi prima precomponiamo tutti i livelli che compongono l'animazione del logo, poi duplichiamo la precomposizione e la spostiamo qua sotto e la sfochiamo. Quindi chiudiamo tutti i livelli. Li selezioniamo tutti ad esclusione dello sfondo grigio, quindi seleziono il primo in basso, Shift, seleziono l'ultimo in alto e si selezionano tutti. Andiamo nel menu Layer Precompose e li precomponiamo. Il nome di questa precomposizione potrebbe essere Animazione Logo e diamo l'OK. OK. Ora che tutta quanta l'animazione è compresa in un unico livello, possiamo innanzitutto spostarla un poco più in alto per fare spazio al riflesso che mettiamo sotto, io direi più o meno qua. Poi duplichiamo questa animazione logo, la selezioniamo Edit, Duplicate. Il duplicato qua sotto lo possiamo anche rinominare. Animazione logo e gli aggiungiamo la parola riflesso per far capire che lo useremo come riflesso. Questo elemento lo possiamo spostare più in basso, più o meno in questa zona qua. Prendiamo il lato superiore di questo livello, lo tiriamo in basso in modo tale che si assottiglia e si ribalta anche un po'. E poi li possiamo spostare in basso nella zona dove deve comparire il riflesso. Magari schiacciamo ancora un po' di più. Adesso con un effetto di sfocatura sfocchiamo questa scritta, quindi andiamo nel menu effetti nella famiglia Blur and Sharpen e prendiamo l'effetto Gaussian Blur, la sfocatura gaussiana. Aumentiamo l'unico parametro che ha fin quando non otteniamo la sfocatura che possa andare bene a noi, io direi un valore particolarmente alto tipo questo. In più possiamo anche abbassare l'opacità generale in modo che si veda di meno, quindi clicco il tasto T di opacità e la abbasso fino a 20-30%, si vede appena appena, adesso allunghiamo la barra della preview e facciamo una preview finale. Benissimo, direi che con questo esercizio possiamo fermarci qua e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!